Ecco, guarderanno a colui che hanno trafitto e avranno quelli che guarderanno tanta grazia, tanta consolazione. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. Era la sera di Pasqua, la sera del giorno della risurrezione. Gesù a porte chiuse entra nel luogo dove i discepoli erano radunati e disse loro: pace, pace a voi. E mostrò le mani e i piedi forati con i segni della sua passione, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. E questa gioia che io voglio comunicarvi questa sera è questo invito a gioire nel vedere il Signore, nel guardare le sue mani, i suoi piedi, il suo costato. Gesù soffiò su di loro: ricevete lo Spirito Santo, rimettete i peccati. È interessante questo particolare, rimettere i peccati, perché per le sue piaghe noi siamo stati guariti dal peccato e da tutte le conseguenze del peccato. Ma bisogna guardare con fede. Tommaso, quando Gesù comparve la prima volta, non era con gli altri. Quando venne, gli dissero tutti: abbiamo visto il Signore. Ma lui: non crederò finché non metterò il mio dito e la mia mano nelle sue piaghe, non crederò. E all'ottavo giorno Gesù viene, sempre a porte chiuse, e gli apre le porte e chiama Tommaso: Tommaso, vieni qui, metti il tuo dito nel foro delle mie mani, metti la tua mano, affondala nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Tommaso si butta ai piedi di Gesù e grida: Signor mio, Dio mio. E Gesù: tu hai veduto e per questo hai creduto, ma beati coloro i quali non vedranno e crederanno. Questi beati siamo noi, che nella fede guardiamo Gesù. Questi beati siamo noi, fratelli e sorelle, e come i discepoli gioirono nel vedere il Signore, gioiamo noi questa sera nel vedere il Signore. Perché? Perché i nostri peccati sono stati disciolti da Lui, perché noi siamo guariti dalle sue piaghe. Lo diceva Matteo, proprio nella prima guarigione collettiva sul lago di Genesaret, quando egli liberò molti indemoniati e guarì tutti gli ammalati. E lui, quasi per rendere ragione del perché Gesù liberava e guariva, cita il testo del profeta Isaia: egli si è addossato i nostri dolori, ha portato su di sé le nostre malattie e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Il testo del profeta Isaia 53 è il testo del servo di Yahweh. Noi l'abbiamo visto disprezzato, umiliato, non l'abbiamo riconosciuto, eppure egli ha portato l'iniquità di tutti noi. Tutti i nostri peccati sono su di Lui, ma per le sue piaghe
noi siamo stati guariti. Fratelli e sorelle, questa sera noi vogliamo guardare a queste piaghe del Signore Gesù, guardarle queste piaghe per celebrare la nostra guarigione, per assaporare la nostra religione, perché questa sera è serata di guarigione, è serata di liberazione, è serata di gioia, perché con fede guardiamo a Gesù il Signore. Pietro, nella prima lettera, ci dice: egli è morto per i nostri peccati, nel suo corpo, sul legno della croce, dalle sue piaghe siamo stati guariti. È il legno della croce che è il segno davanti ai nostri occhi dell'amore infinito di Dio, dell'amore infinito di Cristo e della remissione dei peccati, cause di tutte le nostre malattie. E allora guardiamo con fede questa sera al legno della croce, come ci si diceva questa mattina, guardiamo a quel serpente issato da Mosè in simbolo, in figura, nel deserto. Noi tutti morsi dal serpente iniquo, noi tutti morsi dal peccato, noi tutti feriti, noi tutti condannati a morte, guardiamo con fede a Gesù, issato sulla croce. Prostriamoci davanti al legno della croce, contempliamo con fede queste piaghe ed entriamo attraverso queste piaghe, come a Betesda, attraverso i cinque portici, nella piscina probatica, dove c'è l'acqua di guarigione che appunto darà a noi lo stesso Gesù quando entrò e guarì quel paralitico. O Signore Gesù, noi questa sera vogliamo entrare per questi cinque portici nella piscina probatica, vogliamo entrare in Te e attingere da Te la liberazione dei nostri mali, la guarigione del cuore, la guarigione del corpo, la guarigione di tutte le nostre ferite, e gridare: Gesù, Tu sei il Signore, Tu sei la vita. Alleluia. E allora, se vogliamo con un canto iniziare la nostra entrata attraverso i cinque fori, attraverso cioè i cinque portici che immettono nella piscina probatica, e là che la misericordia di Dio si manifesta ancora questa sera a noi, e là che noi dobbiamo contemplare Gesù che ci guarisce dalle nostre infermità.
Entriamo nelle piaghe dei piedi, a cui sono annodate tutte le liberazioni dei morsi del serpente, tutte le liberazioni dei lacci del nemico e tutte quelle guarigioni che hanno dato al maligno la maniera di presentarsi, di infierire, di demoralizzarci. Entriamo per le piaghe dei piedi. Ecco, Gesù, inaugurando il suo ministero nella sinagoga di Nazareth, dice: lo Spirito del Signore è su di me, perché Egli mi ha unto, mi ha mandato per dare un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, per rimettere in libertà gli oppressi. In realtà Gesù per 3 anni ha attraversato le vie della Galilea e della Giudea, come diceva Pietro nella casa di Cornelio. Egli, incominciando dal battesimo di Giovanni Battista, percorse tutta la Galilea e la Giudea, liberando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno e consolando tutti. Gesù, anche questa sera, vuole consolare noi, vuole liberare noi, e lo farà questa sera per tutti gli oppressi, per tutti quelli i quali si sentono tormentati dal maligno, tutti quelli che si sentono morsi dal maligno. Questa sera il Signore vuole liberare, e allora guardiamo con fede, guardiamo a Gesù. Un giorno Egli disse: o voi tutti affaticati, oppressi, venite a me ed io vi ristorerò, vi darò la pace, i vostri pesi saranno leggeri, il vostro giogo sarà soave. Venite a me voi tutti affaticati e stanchi, io mi rivolgo a voi, fratelli e sorelle, che siete affaticati e stanchi, che siete oppressi, che vi lamentate perché le vostre cose non vanno bene, perché la vostra salute è sempre compromessa. Parla a voi che vi sentite tormentati dal maligno nell'anima e nel corpo. Guardiamo ai piedi di Gesù. Guardiamo alle sue piaghe, alla piaga del piede destro, alla piaga del piede sinistro. Entriamo per questi fori. Egli percorse tutta la Palestina e adesso sul legno della croce i suoi piedi sono bloccati, ma egli cammina. Cammina ancora per il mondo, cammina in mezzo a noi. Gesù si è fermato questa sera qui, nel suo cammino. Guardiamo i suoi piedi, buttiamoci ai suoi piedi, come Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. Buttiamoci ai piedi di Gesù, piangiamo su quelle piaghe e asciughiamo con i capelli i piedi di Gesù. E il nostro cuore sarà leggero, i nostri peccati ce li sentiremo rimessi,
sentiremo la gioia perché scaturirà nel nostro cuore l'amore, sentiremo la misericordia infinita del Padre che vedendoci ai piedi del suo figlio ci dice: sorgi e cammina adesso tu nella via che il mio figlio vi ha tracciato. Siete liberi dalle vostre oppressioni, il nemico non impedirà più il vostro cammino. Sostate ai piedi del mio figlio, versate lacrime sui suoi piedi, asciugate con la vostra capigliatura, cioè con tutto ciò che è superfluo, c'è in voi i piedi del mio figlio e sarete consolati, avrete la pace per le vostre anime, avrete la guarigione, la liberazione da tutte le oppressioni che il nemico ha operato su di voi. Sì, oh Gesù, noi baciamo in questo momento le piaghe dei tuoi piedi, ci prostriamo col cuore di Maddalena ai tuoi piedi, col cuore di tutti quelli che si prostrarono ai tuoi piedi. Baciamo i tuoi piedi, Signore Gesù, e ti diciamo: Signore mio e Dio mio, liberami. Signore mio e Dio mio, guariscimi. Signore mio e Dio mio, che hai camminato per raggiungermi, eccomi qua ai tuoi piedi, salvami, sono tuo figlio, sono tua figlia, salvami, oh Gesù. Tutti cantiamo, preghiamo in lingue, questa sera si pregherà in lingue. La ramana sci nieru na yu ya ke yura ya ma shuro shura mi na ni ani na ki ma ye ri na mu i na mu re na na yi ya ya na yo 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 sho i na mu ya re na yu she koro taranti starato ko ti ari di ni mai enti ma ori di nero io ari ni mo io io scioramenti radato io ri mia nu cheru re o cheru na io l'ora ni mai iara na no sciaru. Entriamo adesso nelle piaghe delle mani, la mano destra, la mano sinistra, la mano che libera, la mano che dona, la mano che libera da tutte le malattie, la mano che dona ogni grazia. O le mani di Gesù, fratelli e sorelle, guardiamo le mani di Gesù, quelle mani che accarezzavano i bambini, quelle mani che toccavano i malati. Quando egli toccava, guarivano. Il tocco delle mani di Gesù. Sentiamo questa sera il tocco delle sue mani e noi saremo guariti. Ecco il lebroso si avvicina a lui. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù, lo voglio. Sii guarito. E lo toccò. Il lebroso, trasgredendo o andando al di là delle prescrizioni della legge, toccò il lebroso che si sentì guarito. E quello che Gesù fece a quel lebroso lo fece a tanti, imponeva le mani sugli infermi, dovunque egli arrivava ed essi guarivano. Quelle mani, quel tocco delle mani benedette di Gesù,
Questa sera vogliamo sentire il tocco delle mani di Gesù. O voi tutti che avete dei mali nel vostro corpo, voi che avete mali agli occhi, alle orecchie, al capo, in tutte le parti del corpo, voi tumorati, voi afflitti da tante malattie, voi lebrosi nel corpo e nello spirito, lasciatevi toccare da Gesù. Gesù vuole toccarci tutti questa sera e guarirci. Dovunque egli arrivava, imponeva le mani e tutti guarivano. Gesù questa sera è arrivato qui, è arrivato a Rimini e questa sera vuole toccare tutti. Chiniamo la testa, porgiamo il nostro corpo nella parte ammalata, egli ci toccherà e noi guariremo. Come guariva i muti, come guariva i sordi, come guariva i ciechi, imponendo le mani, così guarirà anche noi, se abbiamo fede, se ci accostiamo a Lui, se crediamo a Lui, figlio di Davide, abbi pietà di me. I nostri occhi si apriranno, lo vedranno e noi lo seguiremo. Se ci accosteremo a Lui, egli ci toccherà le labbra. Noi parleremo di Lui e le nostre labbra si chiuderanno. Noi avremo la parola sua, la parola che egli mette dentro di noi, che è la parola che il Padre ha pronunziato, Gesù, la parola che ravviva dovunque c'è la morte, la parola di Gesù che è vita. Eccolo Gesù, questa sera sta sollevando in questo momento quel paralitico che era la piscina probatica, lo solleva con le sue mani. Egli è qui a Naim, c'è un ragazzo morto, egli lo solleva e lo restituisce a sua madre. Ecco, siamo nella casa di Gairo, c'è la fanciulla morta, la fanciulla non è morta ma dorme, ed egli la prende per mano. Rabitacum, fanciulla, alzati, e la dà ai genitori. Ecco le mani di Gesù, le mani che sollevano chiunque è caduto, fratello, sorella. Se tu sei caduto, le mani di Gesù ti vengono oggi incontro. O giovani, o ragazze che siete caduti nel cammino della vita, voi che siete così oppressi e disagiati dentro di voi, che avete perduto ogni speranza, Gesù passa, vi tende le mani e vi solleva. O voi padri di famiglia, madre di famiglia, che siete in angustia per i vostri figli, per le vostre figlie, Gesù passa, passa il Nazareno, tendete le mani a Lui ed Egli vi solleverà dalle vostre infermità spirituali. Fratelli e sorelle, Gesù passa, è qui in mezzo a noi, tende le mani, tocchiamo quelle mani, lasciamoci guarire da quelle mani. Sì, fratelli e sorelle, è Gesù in questo momento che sta passando, ti sta toccando e ti guarisce, perché le sue mani guariscono, le sue mani danno la vita. Amen.
guarirmi vuoi. Salvarmi vuoi. Salvarmi vuoi. Salvarmi vuoi. Salvarmi vuoi. Ci alziamo in piedi, cantiamo in lingue, esercitiamo la fede. Kiria la 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 la. Canta a Gesù che sta passando. Gesù ti abbraccia, Gesù ti abbraccia. E per tre persone che si sentono sconsolate, Gesù ti abbraccia e ti guarisce. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Questa parola è profetica e interessa parecchi di voi, perché questa sera si avvera. Passiamo al costato di Cristo, a quel cuore aperto, dove tutti siamo invitati ad entrare. Metti la tua mano, diceva Gesù a Tommaso, affondala nella piaga del mio costato e credi, credi al mio amore, credi che io sono il risorto, credi che io sono Gesù, il Salvatore. Longino trafigge con la spada il petto di Gesù, tocca il cuore e da quel cuore aperto scaturisce sangue ed acqua, il sangue della redenzione, il sangue dell'amore, l'acqua della misericordia di Dio, l'acqua della guarigione, l'acqua che lava tutti i nostri peccati. E il cuore di Gesù
rimane aperto. Margherita la cocca lo contempla col cuore aperto e attraverso lei invita tutti gli uomini ad entrare nel cuore dove c'è asilo per tutti, perché là nel cuore di Gesù c'è la vita, è là che il Padre vi dà appuntamento questa sera. Ecco, io vi attendo nel cuore del mio figlio. Accogliete questo invito, venite a questo appuntamento. E il vostro Padre del cielo, che voi avete trafitto con i vostri peccati, che vi dà appuntamento nel cuore del suo figlio, perché là vuole abbracciarvi e dirvi tutta la sua infinita misericordia. È là che vuole dirvi: voi siete guariti dai vostri peccati e dalle conseguenze del peccato. Fratelli e sorelle, entriamo questa sera nel cuore di Cristo, nel cuore santissimo di Gesù. Io faccio appello a tutti noi che siamo ammalati di cuore, che siamo ammalati a causa dei nostri peccati. Tutti abbiamo bisogno della guarigione interiore, se non tutti siamo ammalati nel corpo, sebbene moltissimi sono ammalati nel corpo, come diremo, tutti siamo ammalati nello spirito. Nessuno può dire: io sono perfettamente sano. Tutti abbiamo qualche male interiore, il nostro cuore è ferito. O voi tutti che avete il cuore ferito, voi tutti che siete stati traditi, voi padri e madri traditi dai figli, voi figli traditi dai genitori, voi mariti traditi dalle mogli perfidamente, subdolamente, senza che voi ne aveste conto, ma poi avete scoperto il male e siete rimasti feriti nel profondo del cuore. Voi mogli che siete state tradite dai mariti, voi che piangete in silenzio, che avete il cuore a pezzi per il tradimento, voi tutti che siete stati traditi da amici, da conoscenti, da familiari, da vicini, da lontano, voi che avete il cuore in subbuglio perché nel vostro cuore è entrato il male operato dall'invidia, dalla gelosia, dall'avarizia, ecco, Gesù vi offre il suo cuore: venite, entrate, dimorate dentro di me, lì troverete mio Padre, lì troverete lo Spirito e il Padre che ancora vi dona grazia con l'acqua che scaturisce dal mio costato, e Lui che ancora vi dona il mio spirito d'amore, nello spirito che Egli vi dona, lo Spirito Santo. Venite a questo cuore, fratelli e sorelle, qui c'è il convito della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e qui noi siamo invitati proprio nel cuore di Cristo, che è il paradiso in terra, quel cuore di Cristo che non succederà mai più, perché anche in cielo quel cuore aperto si allargheranno le dimensioni di questo cuore, e questo cuore sarà la città santa di Dio, perché sarà il Cristo aperto a tutti gli uomini, dove tutti gli uomini salvati saranno nella gloria del Padre. Entriamo, entriamo, fratelli e sorelle, in questo cuore e troveremo riposo, troveremo rifugio, troveremo consolazione, troveremo guarigione, troveremo tutto, troveremo Gesù, il Salvatore nostro. Amen.
Unisci questi cuori. Consola queste vite. Consola queste vite. Di Zaccheo. Tu che dicesti, prendi il lettuccio e va. Noi siamo i tuoi figli. Noi siamo i tuoi figli. Tu, nostra salvezza. Tu, nostra salvezza. Guarisci le ferite. Guarisci le ferite. Cancella il passato. Cancella il passato. Tu che dicesti, prendi il lettuccio e va. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. È una parola profetica. Per parecchie persone oggi ci sarà un abbraccio tra marito e moglie, tra fratelli e sorelle. Ognuno chiederà perdono perché non si è accorto delle piaghe che ha dato al fratello, alla sorella, alla moglie e al marito. E c'è ancora un'altra parola. Le sono rimessi i suoi peccati perché ha molto amato. E per altre persone che piangono in questo momento per i loro peccati. Voi avete amato molto. Ecco il segreto del perdono di Dio. Il Signore vi ha perdonato i vostri peccati, perché molto avete amato. Avete amato il male e adesso amate il bene. Gesù non ha paura del vostro peccato, non ha paura dei peccati nostri. Gesù ci vuole tutti vicini, e più peccatori siamo, tanto più il suo amore si riversa su di noi e splende su di noi, perché questa è la misericordia di Dio, questa è la misericordia del Figlio di Dio, questa è la giustizia di Dio, perché Dio diventa giusto per noi quando ci usa misericordia. Amen. E adesso andiamo. Per un momento guardiamo ad altre due piaghe, poi passeremo alla flagellazione, in cui vedremo il corpo mistico di Gesù
tutta l'umanità flagellata che viene guarita dal capo che è Gesù. Noi lo abbiamo visto con la corona di spine sul capo, quelle spine conficcate sul capo di Gesù. Margherita da Cascia, cioè la nostra santa di Cascia, Rita da Cascia, aveva una spina e faceva tanto male. Era la spina, una spina conficcata sulla fronte di Cristo. Ma non c'era solo una spina, in quella corona di spine c'erano tante e tante spine conficcate sul capo di Cristo. Quale dolore, fratelli e sorelle, quale dolore fisico doveva sentire Gesù nella sua carne immacolata per quella corona di spine conficcata sul suo capo, mentre lo brullavano e gli dicevano: Ave, Rex Iudeorum, ti saluto, o re dei giudei. Schernito, vilipeso, con la corona di spine conficcata sul suo capo. Pensiamo adesso alle nostre spine, alle spine delle nostre preoccupazioni. Mi rivolgo a voi uomini: quante preoccupazioni avete per la vostra famiglia, per il vostro lavoro, per la vostra vita? Quante paure dentro il vostro cuore, voi perseguitati dalla giustizia umana? Mi rivolgo a voi donne: quante ferite portate sul capo, quante preoccupazioni per i mariti, per i figli, per la vostra casa, per tutto quello che va a rotoli nella vostra famiglia, per il vostro avvenire. Quante ferite per il passato, quante ferite nel capo e preoccupazioni per il vostro presente, quante preoccupazioni per il vostro futuro. E allora tutti prendiamo queste preoccupazioni e le mettiamo sul capo di Gesù e chiediamo al Signore Gesù di essere liberati dalle nostre preoccupazioni che agitano la nostra vita. Sì, o Gesù, questa sera noi pensiamo alle nostre preoccupazioni, ma vogliamo guardare la corona di spine che è sul tuo capo. Per quella corona di spine che è conficcata sul tuo capo, per quel dolore acutissimo che tu sentivi nella tua testa, noi ti preghiamo questa sera di liberarci dalle nostre preoccupazioni, di guarirci da tutto ciò che ci opprime, che ci attanaglia la vita. E ancora una volta dici: voi tutti affaticati e stanchi, voi tutti oppressi, venite a me, troverete pace per voi, il vostro peso sarà leggero. Venite a me, voi tutti che soffrite, e voi troverete ristoro per le anime vostre e per i vostri corpi. E adesso passiamo, per brevità di tempo, a un'altra piaga, prima di scendere alla parte finale della flagellazione, e cioè alla piaga della spalla. È una piaga che sfugge a tante persone, ma che non sfugge a quelle persone che più contemplano da vicino la passione di Gesù. Quella croce grande, pesante, che grava sulle spalle di Gesù, che si è conficcata sulle spalle di Gesù, non ne può più, cade sotto il peso di quella croce, cade, secondo la tradizione, per ben tre volte sotto il peso della croce, non ce la fa a trascinarla, c'è una piaga profonda nelle sue spalle. E il centurione romano
chiama Cireneo, padre di Rufo ed Alessandro, come dice Marco, e lo costringe a portare la croce di Gesù, perché Gesù non ce la fa più. O voi tutti che avete dei pesi nelle vostre spalle, mi rivolgo a voi che portate il peso sulle vostre spalle, il peso dei vostri errori e dei vostri peccati che hanno una conseguenza nel presente, il peso dei peccati degli altri, dei familiari, degli amici, il peso di qualunque provenienza, ma che grava sulle vostre spalle. Pensate alla spalla di Gesù che è piagata dal peso della croce. Egli ci solleva questa sera dei nostri pesi, egli ci libera dalla piaga che grava sulle nostre spalle, egli, come ci libera dalle spine, dalle preoccupazioni, ci libera dei pesi. Ringraziamo Gesù, prostriamoci davanti a Lui e gridiamo: grazie Signore Gesù, perché questa sera mi vuoi liberare dalle preoccupazioni, mi vuoi liberare dai pesi che gravano sulle mie spalle. Grazie Signore Gesù. Gesù, 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 Tu sei la mia salvezza. Io guardo a Te e questa sera mi sento risollevato, mi sento guarito. Amen. Sei il mio rifugio, la mia salvezza. Tu mi proteggerai dal male. Tu mi proteggerai dal male. Mi circonderai d'amore. Mi circonderai d'amore. Il mio cuore libererai. Il mio cuore libererai. Non ho più timore, Signore. Io confido in Te. Non ho timore. Non ho timore. Io confido in Te. Fratelli, molti di noi hanno visto il film di Mel Gibson, La Passione di Gesù. Molti abbiamo assistito alla scena della flagellazione, forse la scena più crudele, quei soldati che si avvicendano nel flagellare Gesù e quell'altro soldato che fa la conta: viginti due, viginti tre, viginti quattro, contando i colpi. Ma quei soldati non sono soddisfatti. Gesù è flagellato, ma ancora resiste. Che potenza, che resistenza, dice il centurione. Flagellate, flagellate ancora. E i flagelli con gli aculei che si conficcono nelle carni di Gesù. Quanto sangue! E quella Madonna benedetta che raccoglie con i panni bianchi il sangue rosso del suo figlio. È una scena raccapricciante, ma quella scena ci riporta al testo di Isaia, capitolo primo. Non c'è in lui nessuna parte illesa, dalla testa ai piedi è tutta una piaga. Pilato lo presenta al popolo e dice: esce uomo, ecco l'uomo. E si vede Gesù tutto sanguinante, Gesù flagellato. Il profeta Isaia diceva in quel testo: tutta una piaga dalla testa ai piedi, accennando al popolo eletto, al popolo di Giuda.
Ebbene, stando al testo di Isaia, pur vedendo in Cristo Gesù colui che è descritto in Isaia secondo i padri, vogliamo vedere tutto il popolo eletto, tutta la cristianità, tutta l'umanità di Cristo flagellata a causa del peccato. In tutti i testi citati abbiamo visto la parola, il peccato. Per i nostri peccati egli è stato così macellato, per le nostre iniquità egli è stato umiliato, egli ha portato l'iniquità di tutti noi. E il peccato, il grande nemico nostro, l'enormità del peccato non la possiamo misurare, quel peccato che ha espulso dal paradiso l'angelo più bello con tutti i suoi seguaci. Il peccato che è espulso dal paradiso terrestre i nostri progenitori, che ha privato dell'immortalità il genere umano. L'enormità di questo peccato si vede meglio che nel castigo dato agli angeli, che nel castigo dato agli uomini, si vede meglio nel castigo data al Figlio dal Padre, l'enormità del peccato. Fratelli e sorelle, il corpo di Cristo è flagellato, tutta la Chiesa Santa di Dio è flagellata, tutta l'umanità è flagellata, e il corpo di Cristo flagellato davanti a noi, ecce homo, quell'uomo è il corpo mistico di Cristo, oltre che essere il corpo fisico di Cristo. A causa dei nostri peccati, noi siamo tutti lividure, noi tutti siamo insanguinati, ma per Gesù, per la giustizia di Gesù, noi siamo giustificati. Egli si è offerto per noi e noi siamo stati guariti. Tutta l'umanità passa attraverso la passione di Cristo per essere guarita, ma noi dobbiamo pregare in questo momento solenne per tutta l'umanità flagellata, per il corpo mistico di Cristo, per quell'ecce homo che siamo tutti noi a causa dei nostri peccati. Siamo nel tempo della grande apostasia, come dicono le profezie. Siamo nell'apostasia di tutta la Chiesa, di tutta l'umanità, l'apostasia dalla fede, l'apostasia dal Vangelo. Siamo nella corruzione dei costumi, nella perdita dei valori etici. Siamo in un momento in cui l'uomo ripudia non soltanto Cristo, ma Dio, e si va Dio, seguendo il maligno che vuole essere uguale a Dio. È per questo che il peccato abbonda in tutta l'umanità, che le malattie imperversano in tutta l'umanità. Si guarisce dalle malattie e ne viene un'altra, perché c'è dietro il maligno che crea tutte queste malattie con la permissione del Signore. Tutta l'umanità soffre nel corpo e nello spirito. Preghiamo perché Gesù è il Salvatore. Soltanto riconoscendo Gesù noi possiamo essere salvati. Se l'umanità guarderà ancora Gesù sarà salva, altrimenti resterà nel suo peccato. Si avvereranno le parole di Gesù: voi morirete nei vostri peccati. Signore Gesù, noi questa sera vogliamo guardare a te. Tu soltanto puoi guarirci dalle nostre infermità generali. Tu soltanto puoi guarire l'umanità, ma questa umanità deve guardare a te. Tu solo sei il Signore, tu solo sei il Salvatore. Non c'è altro in cui l'umanità possa essere edificata. Non c'è altro. In vano cospirano i capi del mondo, in vano cercano la pace. Non c'è pace e non ci sarà pace finché il mondo non conoscerà te, perché tu sei la pace, come dice la Scrittura, come tu annunzi per mezzo degli angeli, come tu stesso hai detto nella tua risurrezione. La pace può venire soltanto da te.
Signore Gesù, siamo ai tuoi piedi in questo momento. Noi poniamo ai tuoi piedi tutta l'umanità, tutta la Chiesa peccatrice. Ci poniamo noi ai tuoi piedi, noi peccatori più degli altri, noi ministri del culto, noi semplici fedeli. Noi tutti siamo malati, noi tutti siamo piegati, noi tutti siamo flagellati, noi tutti siamo il tuo esce homo, medice curate ipsum, o medico, o capo, cura il tuo corpo, tu risuscitato, facci passare attraverso la tua morte, verso la resurrezione, salva l'umanità, o Signore Gesù, ed è questa la nostra fede, fratelli e sorelle. Usciamo di qui con questo programma di annunziare al mondo che Gesù è il Signore, che Gesù è il Salvatore, e questo è l'impegno che dobbiamo prendere. Ognuno parli al suo vicino, ognuno cammini per le strade e dica a tutti: soltanto in Gesù c'è la salvezza. In vano degli uomini, in vano dei capi dei popoli, attendiamo la salvezza soltanto quando Cristo sarà riconosciuto Signore e Salvatore. Ci sarà la pace per il mondo e il flagello di tante malattie del corpo e dello spirito, tante oppressioni, tante ingiustizie saranno risanate. Risplenderà il volto di Cristo, il volto del risorto nell'umanità nuova che noi attendiamo. Amen. Sangue di Gesù, guariscici, guariscici. Sangue di Gesù, guariscici. Sangue di Gesù, sangue di Gesù, liberaci, liberaci. Sangue di Gesù, liberaci. È giornata di gioia, concludiamo con la gioia, perché Gesù è il risorto, Gesù è il vittorioso sul peccato e sulla morte. E noi vogliamo danzare come tutti bianco vestiti attorno a Lui, annunziando la vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Fratelli e sorelle, alziamoci in piedi, giubiliamo questa sera tutti in piedi e mettiamoci in atteggiamento di danzare insieme alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, alla resurrezione che, come è avvenuta per Cristo, avverrà anche per noi e per tutta l'umanità credente. C'è la parola del Signore che, a conclusione di questa giornata di misericordia, giornata penitenziale, e chiediamo ai sacerdoti di sospendere le confessioni, coloro che si trovassero ancora agli angoli del padiglione, così che ci si possa adesso preparare alla grande gioia della celebrazione eucaristica. C'è la parola del Signore che conferma i cieli nuovi, la terra nuova, e noi abbiamo detto: ne siamo un anticipo, una caparra. Apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Ripetiamolo: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E allora gli angeli che stavano intorno al trono, i vegliardi e i quattro esseri viventi si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza, forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. E uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse:
Chi sono quelli vestiti di bianco? Chi sono e donde vengono? Gli risposi, Signore mio, tu lo sai. Sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. Non avranno più fame, non avranno più sete, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. E quanto noi in anticipo, come caparra, abbiamo già vissuto in questa giornata e siamo stati invitati dal grande vegliardo, padre Matteo, certamente il più anziano e il più in forza, reso così dallo Spirito, in mezzo a noi, a danzare, a gioire, a celebrare la misericordia del Signore. Alcuni sacerdoti hanno la veste bianca, noi forse abbiamo un fazzoletto o qualcosa che in qualche modo faccia vedere che questa grande assemblea è passata attraverso la purificazione, la confessione sacramentale, l'azione liberatrice dello Spirito, dal sangue dell'agnello, dalla presenza ristoratrice di Gesù, e si faccia festa e si danzi. Padre Matteo segnerà il passo di questa danza, è uno dei vegliardi e con lui canteremo tutti insieme nella tenda del Signore la salvezza del nostro Dio. Kol Rina. Ecco, guarderanno a colui che hanno trafitto e avranno, quelli che guarderanno, tanta grazia, tanta consolazione. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. Era la sera di Pasqua, la sera del giorno della risurrezione. Gesù a porte chiuse entra nel luogo dove i discepoli erano radunati e disse loro: pace, pace a voi. E mostrò le mani e i piedi forati con i segni della sua passione, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. E questa gioia che io voglio comunicarvi questa sera è questo invito a gioire nel vedere il Signore, nel guardare le sue mani, i suoi piedi, il suo costato. Gesù soffiò su di loro: ricevete lo Spirito Santo, rimettete i peccati. È interessante questo particolare, rimettere i peccati, perché per le sue piaghe noi siamo stati guariti dal peccato e da tutte le conseguenze del peccato. Ma bisogna guardare con fede. Tommaso, quando Gesù comparve la prima volta, non era con gli altri. Quando venne, gli dissero tutti: abbiamo visto il Signore. Ma lui: non crederò finché non metterò il mio dito e la mia mano nelle sue piaghe, non crederò. E all'ottavo giorno
Gesù viene sempre a porte chiuse, egli apre le porte e chiama Tommaso: Tommaso, vieni qui, metti il tuo dito nel foro delle mie mani, metti la tua mano, affondala nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Tommaso si butta ai piedi di Gesù e grida: Signor mio, Dio mio. E Gesù: tu hai veduto e per questo hai creduto, ma beati coloro i quali non vedranno e crederanno. Questi beati siamo noi che nella fede guardiamo Gesù. Questi beati siamo noi, fratelli e sorelle, e come i discepoli gioirono nel vedere il Signore, gioiamo noi questa sera nel vedere il Signore. Perché? Perché i nostri peccati sono stati disciolti da Lui, perché noi siamo guariti dalle sue piaghe. Lo diceva Matteo, proprio nella prima guarigione collettiva sul lago di Genesaret, quando egli liberò molti indemoniati e guarì tutti gli ammalati. E lui, quasi per rendere ragione del perché Gesù liberava e guariva, cita il testo del profeta Isaia: egli si è addossato i nostri dolori, ha portato su di sé le nostre malattie e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Il testo del profeta Isaia 53 è il testo del servo di Yahweh. Noi l'abbiamo visto disprezzato, umiliato, non l'abbiamo riconosciuto, eppure egli ha portato l'iniquità di tutti noi. Tutti i nostri peccati sono su di Lui, ma per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Fratelli e sorelle, questa sera noi vogliamo guardare a queste piaghe del Signore Gesù, guardarle queste piaghe per celebrare la nostra guarigione, per assaporare la nostra religione, perché questa sera è serata di guarigione, è serata di liberazione, è serata di gioia, perché con fede guardiamo a Gesù il Signore. Pietro, nella prima lettera, ci dice: egli è morto per i nostri peccati, nel suo corpo, sul legno della croce, dalle sue piaghe siamo stati guariti. È il legno della croce che è il segno davanti ai nostri occhi dell'amore infinito di Dio, dell'amore infinito di Cristo e della remissione dei peccati, cause di tutte le nostre malattie. E allora guardiamo con fede questa sera al legno della croce, come ci si diceva questa mattina, guardiamo a quel serpente issato da Mosè in simbolo, in figura, nel deserto. Noi tutti morsi dal serpente iniquo, noi tutti morsi dal peccato, noi tutti feriti, noi tutti condannati a morte, guardiamo con fede a Gesù, issato sulla croce. Prostriamoci davanti al legno della croce, contempliamo con fede queste piaghe ed entriamo attraverso queste piaghe, come a Betesda, attraverso i cinque portici, nella piscina probatica, dove c'è l'acqua di guarigione che appunto darà a noi lo stesso Gesù quando entrò e guarì quel paralitico.
Oh Signore Gesù, noi questa sera vogliamo entrare per questi 5 portici nella piscina probatica. Vogliamo entrare in Te e attingere da Te la liberazione dei nostri mali, la guarigione del cuore, la guarigione del corpo, la guarigione di tutte le nostre ferite e gridare: Gesù, Tu sei il Signore, Tu sei la vita. Alleluia. E allora, se vogliamo con un canto iniziare la nostra entrata attraverso i 5 fori, attraverso cioè i 5 portici che immettono nella piscina probatica, e là che la misericordia di Dio si manifesta ancora questa sera a noi, e là che noi dobbiamo contemplare Gesù che ci guarisce dalle nostre infermità. Entriamo nelle piaghe dei piedi, a cui sono annodate tutte le liberazioni dei morsi del serpente, tutte le liberazioni dei lacci del nemico e tutte quelle guarigioni che hanno dato al maligno la maniera di presentarsi, di infierire, di demoralizzarsi. Entriamo per le piaghe dei piedi. Ecco, Gesù, inaugurando il suo ministero nella sinagoga di Nazareth, dice: lo Spirito del Signore è su di me, perché Egli mi ha unto, mi ha mandato per dare un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, per rimettere in libertà
gli oppressi. In realtà Gesù per 3 anni ha attraversato le vie della Galilea e della Giudea, come diceva Pietro nella casa di Cornelio. Egli, incominciando dal battesimo di Giovanni Battista, percorse tutta la Galilea e la Giudea, liberando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno e consolando tutti. Gesù, anche questa sera, vuole consolare noi, vuole liberare noi, e lo farà questa sera per tutti gli oppressi, per tutti quelli i quali si sentono tormentati dal maligno, tutti quelli che si sentono morsi dal maligno. Questa sera il Signore vuole liberare, e allora guardiamo con fede, guardiamo Gesù. Un giorno Egli disse: o voi tutti affaticati, oppressi, venite a me ed io vi ristorerò, vi darò la pace, i vostri pesi saranno leggeri, il vostro giogo sarà soave. Venite a me voi tutti affaticati e stanchi, io mi rivolgo a voi, fratelli e sorelle, che siete affaticati e stanchi, che siete oppressi, che vi lamentate perché le vostre cose non vanno bene, perché la vostra salute è sempre compromessa. Parla a voi che vi sentite tormentati dal maligno nell'anima e nel corpo. Guardiamo ai piedi di Gesù, guardiamo alle sue piaghe, alla piaga del piede destro, alla piaga del piede sinistro. Entriamo per questi fori. Egli percorse tutta la Palestina e adesso sul legno della croce i suoi piedi sono bloccati, ma egli cammina. Cammina ancora per il mondo, cammina in mezzo a noi. Gesù si è fermato questa sera qui nel suo cammino. Guardiamo i suoi piedi, buttiamoci ai suoi piedi, come Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. Buttiamoci ai piedi di Gesù, piangiamo su quelle piaghe e asciughiamo con i capelli i piedi di Gesù, e il nostro cuore sarà leggero, i nostri peccati ce li sentiremo rimessi, sentiremo la gioia, perché scaturirà nel nostro cuore l'amore, sentiremo la misericordia infinita del Padre, che vedendoci ai piedi del suo figlio ci dice: sorgi e cammina adesso tu nella via che il mio figlio vi ha tracciato. Siete liberi dalle vostre oppressioni, il nemico non impedirà più il vostro cammino. Sostate ai piedi del mio figlio, versate lacrime sui suoi piedi, asciugate con le vostre, con la vostra capigliatura, cioè con tutto ciò che è superfluo, c'è in voi, i piedi del mio figlio, e sarete consolati, avrete la pace per le vostre anime, avrete la guarigione, la liberazione da tutte le oppressioni che il nemico ha operato su di voi. Sì, oh Gesù, noi baciamo in questo momento le piaghe dei tuoi piedi, ci prostriamo col cuore di Maddalena ai tuoi piedi, col cuore di tutti quelli che si prostrarono ai tuoi piedi. Baciamo i tuoi piedi, Signore Gesù, e ti diciamo: Signore mio e Dio mio, liberami. Signore mio e Dio mio, guariscimi. Signore mio e Dio mio, che hai camminato per raggiungermi, eccomi qua ai tuoi piedi, salvami, sono tuo figlio, sono tua figlia, salvami, oh Gesù.
Tutti cantiamo, preghiamo in lingue. Questa sera si pregherà in lingue. Entriamo adesso nelle piaghe delle mani, la mano destra, la mano sinistra, la mano che libera, la mano che dona, la mano che libera da tutte le malattie, la mano che dona ogni grazia. O le mani di Gesù, fratelli e sorelle, guardiamo le mani di Gesù. Quelle mani che accarezzavano i bambini, quelle mani che toccavano i malati, quando egli toccava, guarivano. Il tocco delle mani di Gesù. Sentiamo questa sera il tocco delle sue mani e noi saremo guariti. Ecco il lebbroso, si avvicina a lui. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù, lo voglio. Sii guarito. E lo toccò. Il lebbroso, trasgredendo o andando al di là delle prescrizioni della legge, toccò il lebbroso che si sentì guarito. E quello che Gesù fece a quel lebbroso lo fece a tanti, imponeva le mani sugli infermi, dovunque egli arrivava, ed essi guarivano. Quelle mani, quel tocco delle mani benedette di Gesù. Questa sera vogliamo sentire il tocco delle mani di Gesù. O voi tutti che avete dei mali nel vostro corpo, voi che avete mali agli occhi, alle orecchie, al capo, in tutte le parti del corpo, voi tumorati, voi afflitti da tante malattie, voi lebbrosi nel corpo e nello spirito, lasciatevi toccare da Gesù. Gesù vuole toccarci tutti questa sera e guarirci. Dovunque egli arrivava, imponeva le mani e tutti guarivano. Gesù questa sera è arrivato qui, è arrivato a Rimini e questa sera vuole toccare tutti. Chiniamo la testa, porgiamo il nostro corpo nella parte ammalata, egli ci toccherà e noi guariremo. Come guariva i muti, come guariva i sordi, come guariva i ciechi, imponendo le mani, così guarirà anche noi, se abbiamo fede, se ci accostiamo a Lui, se crediamo a Lui, figlio di Davide, abbi pietà di me, i nostri occhi si apriranno, lo vedranno e noi lo seguiremo, se ci accosteremo a Lui, Egli ci toccherà le labbra,
noi parleremo di Lui e le nostre labbra si schiuderanno. Noi avremo la parola, sua, la parola che Egli mette dentro di noi, che è la parola che il Padre ha pronunziato, Gesù, la parola che ravviva dovunque c'è la morte, la parola di Gesù che è vita. Eccolo Gesù, questa sera, sta sollevando in questo momento quel paralitico che era la piscina probatica, lo solleva con le sue mani. Egli è qui, a Naim. C'è un ragazzo morto, egli lo solleva e lo restituisce a sua madre. Ecco, siamo nella casa di Gairo, c'è la fanciulla morta. La fanciulla non è morta, ma dorme. Ed egli la prende per mano. Rabitahum, fanciulla, alzati. E la dà ai genitori. Ecco le mani di Gesù, le mani che sollevano chiunque è caduto. Fratello, sorella, se tu sei caduto, le mani di Gesù ti vengono oggi incontro. O giovani, o ragazze, che siete caduti nel cammino della vita, voi che siete così oppressi e disagiati dentro di voi, che avete perduto ogni speranza, Gesù passa, vi tende le mani e vi solleva. O voi padre di famiglia, madre di famiglia, che siete in angustia per i vostri figli, per le vostre figlie, Gesù passa, passa il Nazareno, tendete le mani a Lui ed Egli vi solleverà dalle vostre infermità spirituali. Fratelli e sorelle, Gesù passa, è qui in mezzo a noi, tende le mani, tocchiamo quelle mani, lasciamoci guarire da quelle mani. Sì, fratelli e sorelle, è Gesù, è Gesù, è Gesù in questo momento che sta passando, ti sta toccando e ti guarisce, perché le sue mani guariscono, le sue mani danno la vita. Amen. Ci alziamo in piedi, cantiamo in lingue, esercitiamo la fede. Kiria la 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 la
mia maestà, Yajiriana, Yarina, io, Yamora, Yajiriana, io, Yaranima, Yarinima, Nayalari, Nayaroi, canta Gesù che sta passando. Gesù ti abbraccia, Gesù ti abbraccia. E per tre persone che si sentono sconsolate, Gesù ti abbraccia e ti guarisce. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Questa parola è profetica e interessa parecchi di voi, perché questa sera si avvera. Amen. Passiamo al costato di Cristo, a quel cuore aperto, dove tutti siamo invitati ad entrare. Metti la tua mano, diceva Gesù a Tommaso, affondala nella piaga del mio costato e credi al mio amore, credi che io sono il risorto, credi che io sono Gesù, il Salvatore. Longino trafigge con la spada il petto di Gesù, tocca il cuore e da quel cuore aperto scaturisce sangue ed acqua, il sangue della redenzione, il sangue dell'amore, l'acqua della misericordia di Dio, l'acqua della guarigione, l'acqua che lava tutti i nostri peccati. E il cuore di Gesù rimane aperto. Margherita la Cocca lo contempla col cuore aperto e attraverso lei invita tutti gli uomini ad entrare nel cuore dove c'è asilo per tutti, perché là nel cuore di Gesù c'è la vita, è là che il Padre vi dà appuntamento questa sera. Ecco, io vi attendo nel cuore del mio Figlio. Accogliete questo invito. Venite a questo appuntamento.